Ciao amici, Teobaldo Schiavone, disegnatore freelance, e benvenuti al nostro appuntamento dal nome rubrica correzioni. In questa rubrica vi daremo vari suggerimenti su errori comuni che si commettono nel disegno. Inizieremo con una carrellata di disegni composta da 4 disegni che ci ha inviato la nostra amica Alessandra. Trovo molto carino questo disegno dal carattere fantasioso e non so se l'hai copiato, ma comunque ti vedo con un futuro da illustratrice. Mentre per quanto riguarda questo e il disegno successivo, ti consiglio di ripetere un po' di anatomia artistica per tenere d'occhio meglio le proporzioni di un corpo umano. Ma comunque continua così. Il prossimo disegno appartiene ad Angelo Falco, che mi ha inviato questo abbozzo di un ritratto, mi sembra per sua figlia, e voleva sapere cosa ne pensassi. Allora, caro Angelo, innanzitutto mi sembra che tu hai marcato bene e sei riuscito a captare i giusti caratteri del viso di tua figlia. E un consiglio te lo voglio dare per quanto riguarda un po' le labbra, che mostrano un'inclinazione diversa, e di dare un maggiore sguardo al taglio dell'occhio. Poi per il resto devi continuare e aggiornarci con il disegno, così potrò darti altri consigli. Mi raccomando, agli occhi. Il prossimo disegno appartiene a Massimiliano Santato, che devo dire trovo molto bello. Non so, Massimiliano, se l'hai copiato, ma comunque mi ricorda molto la corrente artistica pop art, che significava l'arte del popolo, l'arte popolare, e che raffigurava molto gli oggetti e qualsiasi cosa che appartenesse al popolo. Un suggerimento che voglio darti è quello di stare un po' più attento alla prospettiva, perché la strada mi sembra sia un po' diversa dall'inclinazione e l'andamento dell'autobus. Per il resto, di nuovo, complimenti. Il prossimo disegno appartiene a Bruno, che ci ha inviato questo disegno che rappresenta un'ala. Mi sembra che lui la vuole rappresentare con un aerografo. Allora, Bruno, non so cosa consigliarti, perché non so se l'hai copiata, se è di tua fantasia. L'unica cosa che posso consigliarti è quella di forse prestare un po' più attenzione alle piume. Per quanto riguarda il chiaroscuro, mi sembra che hai capito i concetti principali. I prossimi 4 disegni appartengono a Carolina Bibi, di cui faccio i complimenti, e credo che abbia copiato questi due soggetti, come vedrete anche dall'immagine successiva, da qualche libro di storia dell'arte. Carolina, complimenti, anche se il consiglio che voglio darti è quello di aumentare il livello di chiaroscuro, di contrasto nei disegni, che trovo troppo tenue. Per quanto riguarda questo ritratto, per il volto va quasi bene, mentre male per le mani e per il corpo. Anche per te vale il consiglio di ripassarti un po' di anatomia artistica. Mentre in questo disegno guarda la gamba, che mostra le stesse misure del busto del soggetto, mentre le gambe devono essere più lunghe di un busto di un soggetto. Questa è una regola che non dovete dimenticare mai. Per il resto continua ad andare avanti. I prossimi disegni appartengono al nostro amico Raffaele Lucignano. In questo disegno, dove troviamo come soggetto la Madonna, il viso, diciamo Raffaele, va quasi bene. Per quanto riguarda il velo sia in testa che sul corpo, lo trovo troppo piatto, quindi devi curare un po' di più le proporzioni e i volumi del disegno. Mentre per quest'altro disegno, che presumo sia un ritratto, ti consiglio di curare un po' di più il volto, che trovo asimmetrico, e guarda come la spalla destra si porta in avanti, quindi c'è un errore anche per quanto riguarda il busto. Inoltre, un consiglio che voglio dare un po' a tutti per quanto riguarda gli sfondi,
è quello di rimanerlo in bianco. Se non avete ancora quella mano giusta per creare le giuste sfumature, rimanetelo in bianco, l'effetto sarà comunque migliore in confronto a quello graffiato dalla mina. Il prossimo disegno appartiene a Mario Farri, a cui faccio i complimenti, ma vi ho voluto mostrare il suo disegno per farvi notare come lui, attraverso una grande padronanza di luci e di ombre, sia riuscito ad avere questo effetto ottico di far emergere il ragno dal foglio. Mario è riuscito a dare questo effetto inserendo le giuste ombre su ogni zampa, con un'inclinazione diversa. E stessa cosa ha fatto con le luci, inserendole in posizioni diverse sempre su ogni zampa. In questo modo ha avuto come risultato l'effetto ottico di far emergere il ragno dal disegno. Quindi, bravo Mario! Il prossimo disegno appartiene a Ciro Lippolis, che mi ha chiesto di commentare il suo operato. Allora, caro Ciro, nel complesso il disegno risulta piatto. Dovresti curare un po' di più gli occhi, il naso e le labbra. Va un po' meglio per quanto riguarda il cappello e la barba, che mostrano un po' di volume in più, ma per il resto è troppo piatto. Male anche per il busto, dove il collo della camicia va proprio a fatti suoi. E per quanto riguarda lo sfondo, anche per te vale la regola meglio bianco che deturpato. Mentre Lucia Lofaro ci ha inviato sia l'immagine del disegno che raffigura una leonessa con il cucciolo, e il disegno stesso, che sarebbe questo. Allora, Lucia, complimenti per il disegno, perché comunque sei brava. L'unica pecca che posso trovare è quella del cucciolo attaccato alla madre in un modo anomalo, irreale. Forse dovevi creare una fusione più morbida, creare dei peli del volto della madre che si appoggiavano sulla testa del cucciolo, per rendere tutto più reale. Poi anche lo sfondo, forse è troppo colorato per il contesto, perché per i soggetti hai scelto dei colori più tenui, mentre il colore dello sfondo è troppo forte. Mi sembra che distacca il disegno. Poi non so se è un effetto che hai cercato tu, allora qui cambiano un po' le cose, però il risultato finale non mi piace tanto, ma comunque complimenti per il resto. I prossimi 6 disegni appartengono a Claudia Lombardi. Allora, cara Claudia, i disegni forse appartengono all'inizio del tuo percorso artistico. Devi un po' approfondire di più sia l'anatomia, il chiaroscuro, devi approfondire le proporzioni, anche l'uso dei colori. Quindi ti consiglio di studiare ancora. Ma comunque continua così, perché la mano ce l'hai. Mentre i prossimi 3 disegni ci sono stati inviati da una firma di nome Iceman. Anche per te, Iceman, valgono gli stessi consigli. I tuoi disegni sono ancora un po' piatti, non ci sono proporzioni, dovresti approfondire un po' di più l'anatomia artistica. In questo caso i capelli sono troppo piatti e disegnati proprio per essere disegnati, quindi approfondisci di più anche tu la materia artistica in generale. Ti consiglio di guardare i nostri video che spiegano come disegnare un volto, un corpo umano e altri video tutorial che abbiamo realizzato. Il nostro appuntamento con la rubrica correzioni finisce qui. Vi invito ad inviarci i vostri disegni, mentre chi già lo ha fatto ma ritiene di essere migliorato lo rinvito ad inviarci i nuovi disegni. Vi lascio con il mio motto: buona grafica a tutti! Ciao!